dispiace dirlo, mi dispiace dirlo in un convegno dove si parla di bagno, però la realtà è che il modo d'uso, il modo di costruire i sanitari, di fare degli oggetti nuovi, non c'è mai stata. Forse perché il bagno va installato, quindi c'è una catena di diciamo di distribuzione che è un po' complicata. Per cui penso che ci sono delle innovazioni, dei materiali, ma non innovazioni tipologiche o del sistema con cui si usa una doccia. La doccia la si fa sempre nello stesso modo in cui la facevano i romani, tanto per dirne uno. Il bagno era una stanza aperta una volta, cioè parliamo dei secoli scorsi, poi è diventata una stanza buia, poi adesso diciamo che se è riaperta ci sono nuovi prodotti che entrano nel bagno, tipo le saune, la MAM, anche se io ho delle perplessità sul fare un bagno turco in un bagno piccolo, perché penso che ci voglia lo spazio, no? Per sopportare il calore, l'umidità. La stanza da bagno è molto cambiata, è diventata la stanza di riferimento spesso delle abitazioni. Io dico sempre che una volta si faceva vedere il salotto buono, poi si è fatta vedere la cucina, e adesso la gente ti fa vedere il bagno.